Quest'oggi siamo in comune di Alpago, siamo venuti a trovare il sindaco Alberto Petterle che ci ha accolti qui nel suo ufficio, quindi grazie appunto di averci ospitati. Grazie a voi, buongiorno. Partirei per questa intervista facendo un po' il punto su quelli che sono gli investimenti e i progetti portati avanti per quanto riguarda le scuole nel vostro territorio. Sì, il comune di Alpago ha sempre investito molto nelle scuole, nelle famiglie, i contributi che sono stati dati per la fusione in questi ultimi 7 anni, da quando siamo stati fusi, sono stati impiegati prevalentemente in questo settore, quindi stanno venendo avanti i lavori per quel che riguarda la nuova scuola media di Puos, che sono circa 4 milioni di euro di intervento che tra l'altro sta andando avanti perché da un sopralluogo che ho fatto proprio qualche giorno fa abbiamo visto che gli impianti sono praticamente stati fatti tutti, mancano le sistemazioni esterne, mancano i serramenti che verranno installati quando verrà tolto il ponteggio, però diciamo che siamo abbastanza in linea con i tempi che avevamo, che insomma avevamo programmato. Però c'è una novità importante che riguarda proprio il lato pratico e parliamo di mensa. Negli ultimi mesi abbiamo sentito, sappiamo che c'è un problema forte che è dovuto al fatto che il cibo non viene preparato in loco, ma viene veicolato da un punto cottura che sta a 10 km circa, no? E veicolare il cibo abbiamo visto che comunque comporta una diminuzione della qualità e dell'appetibilità proprio dello stesso. Quindi, insieme con la ditta che adesso ha in essere con noi un appalto per 3 anni, che è la ditta Camst, abbiamo trovato un accordo per istituire dei punti cottura, praticamente delle cucine, sia nel plesso di Pieve, dove ricordo essersi 100 alunni, che nel plesso di Farra. A Farra utilizzeremo la cucina che già serve i pasti per la scuola materna e per l'asilo nido e la attrezzeremo in maniera da poter cucinare anche i pasti per le scuole elementari. E a Pieve invece rimetteremo in funzione quel punto cottura che era stato fatto 15-20 anni fa e quindi adesso abbiamo ottenuto le nuove autorizzazioni da parte dell'ULS e ci sarà una cuoca che cucinerà anche a Pieve. I lavori, fra l'altro, questi sì, vanno a fare da complemento al nuovo grande intervento che abbiamo messo in campo, sempre con il PNRR, che riguarda l'istituzione della mensa per la scuola media a Puos. Quindi, alla fine di tutto questo percorso, avremo a Farra, a Puos e a Pieve le mense con le relative punti cottura e i bambini potranno, i ragazzi potranno mangiare il cibo preparato lì praticamente in loco. E quindi i lavori della scuola, della nuova mensa del plesso scolastico di Puos verranno affidati entro settembre, mi sembra che questo sia il programma che abbiamo in atto e quindi partiamo con il nuovo anno scolastico con Farra e con Pieve e nel frattempo partiamo anche con tutto l'iter per realizzare la nuova mensa a Puos. E poi c'è anche un ragionamento su una ex scuola. Sì, anche qui abbiamo investito tempo e soprattutto abbiamo cercato di intessere le relazioni necessarie per portare a casa un accordo di collaborazione che è fatto e che verrà siglato da qua ai prossimi giorni tra il Comune di Alpago e l'Università degli Studi di Padova per l'utilizzo dell'ex scuola media di Espert, dove appunto l'università, in base a questo accordo, si impegnerà a realizzare dei corsi sia durante l'anno scolastico, ma probabilmente anche durante il periodo estivo con delle summer school sul modello di quello che loro già fanno come Università degli Studi di Padova a Bressanone. Quindi ovviamente in forma un po' più ridotta, visto che gli spazi sono quelli, però diciamo che questo, secondo il nostro punto di vista, è un'opportunità importante sia per la frazione di Spert, per il comune di Alpago, ma un po' per tutto il territorio della provincia di Belluno, dal momento che al momento attuale l'Università di Padova mi sembra abbia una convenzione per l'utilizzo di una sala San Vito, ma niente di più, quindi diventa un altro punto di appoggio importante. Fra l'altro si è appena concluso nei giorni scorsi il Festival del Consiglio organizzato dalla stessa Università degli Studi di Padova con il TESAF e la cosa è andata molto bene, ha suscitato molto interesse, ci sono venuti molte persone da
tutta Italia, e quindi crediamo che avere anche un punto di appoggio fisso esperto possa rappresentare una grande opportunità per tutti. Parliamo ora di investimenti e manutenzioni. C'è sempre il tema degli asfalti, spesso i cittadini chiedono la sistemazione di questa o quella strada, quindi facciamo un po' un punto su questo. Sì, adesso si apre la stagione estiva e i temi sono ovviamente asfalti e sono anche il verde, perché fortunatamente è arrivata un po' di pioggia, quindi abbiamo risolto il problema della carenza idrica, però dall'altra cresce l'erba e quindi bisogna stare attenti alle manutenzioni, al decoro urbano, e ovviamente anche le piogge hanno aggravato quella che era già una situazione che c'era già prima per quanto riguarda gli asfalti. Noi abbiamo presentato già gli anni scorsi un piano di asfalti che prevede un investimento complessivo di circa 3 milioni di euro per rendere, diciamo così, dignitose e percorribili le nostre strade. L'anno scorso ne abbiamo realizzati 620 mila euro e con dei prezzi, fra l'altro, che non erano proprio abbordabili, quindi, tanto per dare un numero, con 620 mila euro abbiamo fatto 1,2 km. Quindi questi sono i numeri. Quest'anno fortunatamente i prezzi sono un po' scesi, abbiamo una disponibilità di circa 300.000 euro che abbiamo messo lì per realizzare alcuni tratti in zona industriale paludi, dove assolutamente è necessario intervenire, perché il manto stradale è veramente, in alcuni punti è veramente pessimo. Poi la stessa cosa vale per le frazioni di Ville Torque, dove c'è un intero tratto di strada che deve essere assolutamente sistemato. Dobbiamo completare alcuni lavori a Farra che erano stati interrotti l'anno scorso per il fatto che dovevano passare con la fibra, e quindi non abbiamo, sì, per evitare di fare il manto e rovinarlo dopo, abbiamo interrotto i lavori in attesa che finissero i lavori di posa della fibra. E poi ci sono alcuni tratti, per esempio a Spert, che devono essere sistemati, e alcuni tratti anche a Plois e nella frazione di Curago. Quindi diciamo un piano asfalti di 300.000 euro che contiamo di mettere in atto da qua alla fine del periodo estivo. C'è un'altra cosa che bisogna dire e per la quale il Comune ha già segnalato molte volte ad Open Fiber, che è la ditta responsabile della posa della fibra. L'installazione della fibra nel comune di Farra, specialmente nell'ex comune di Farra e nell'ex comune di Pieve, in alcuni tratti ha letteralmente devastato le strade, nel senso che adesso con le piogge si aprono delle crepe, si aprono dei buchi e delle voragini che abbiamo sollecitato più e più volte Open Fiber di ripristinare la situazione, perché si vede che effettivamente ci sono molte crepe, molti buchi che sono proprio dovuti ai lavori di posa della fibra, e quindi lì non interveniamo noi, perché è competenza di Open Fiber ripristinare il manto stradale e di sistemare anche i problemi che tutta questa posa della fibra ha comportato, sia dal lato delle strade, ma pensiamo anche alle fognature, pensiamo anche alla rete acquedottistica, che in alcuni casi ha subito dei danni. Ecco, peraltro siamo adesso all'inizio di una stagione turistica anche, no? Diciamo per il vostro comune, quelli con Termini, e c'è una proposta di eventi che sono da una parte, diciamo, magari più legati al richiamo turistico, da un'altra parte magari più legati alla coscienza, a una presa di coscienza da parte delle popolazioni di quello che è poi la propria storia e le caratteristiche del territorio. Quindi, diciamo, che cosa si sta muovendo nel comune di Alpago in questo periodo sotto il punto di vista della cultura e degli eventi? Abbiamo appena finito il palio delle frazioni organizzato in occasione dei festeggiamenti per il santo patrono del comune di Alpago, e il palio è andato molto bene. E contemporaneamente al palio abbiamo anche inaugurato la mostra di Iris Bernard presso il Palazzo di Pieve. Iris Bernard, che è un artista che ha insegnato a tanti ragazzi della nostra conca, e colgo l'occasione anche per salutarla e per ringraziarla per la disponibilità che in questi anni ha sempre dimostrato, e specialmente nei confronti dei più piccoli e dei giovani.
Abbiamo anche un evento importantissimo che si svolgerà domani sera, che sono i 150 anni della ricorrenza del terremoto che ha avuto epicentro a Puos, ma che ha devastato tanti comuni della provincia di Belluno e che ha avuto delle conseguenze enormi per la nostra terra. E fra l'altro avremo la fortuna e l'occasione di parlare insieme a Fabrizio Curcio, che è il capo nazionale della Protezione Civile, insieme con altri ospiti del Centro di Ricerche Sismologiche dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale. Quindi una serata sicuramente importante che darà fra l'altro il via ad una serie di eventi collaterali che verranno fatti durante tutto il 2023, che riguardano sempre il terremoto, eventi che sono stati messi in piedi grazie alla collaborazione anche di molti cittadini che hanno manifestato interesse per questa particolare ricorrenza. Ai quali dico ovviamente grazie. Abbiamo un evento importante che si terrà il 29 luglio, abbiamo un artista di livello nazionale e anche internazionale, perché verrà sulle rive del lago Daniele Silvestri il 29 luglio, quindi ci sarà questo grande evento, diciamo così, nel 2023 e verrà fatto appunto sfruttando la cornice ambientale del nostro lago. Un concerto in modalità acustica e sfruttando proprio il paesaggio, e verrà fatto durante il pomeriggio dalle 5 alle 7 e ci aspettiamo insomma una buona affluenza, perché parliamo di artisti di livello nazionale. Fra l'altro Daniele Silvestri ha appena pubblicato anche il nuovo disco e quindi sarà un'occasione per ascoltare anche le sue nuove canzoni. Gratuitamente. Sì, fra l'altro fa parte di questo ciclo di eventi che fanno parte del Dolomiti Arena, che è questa serie di eventi promossa e coordinata dal Consorzio Dolomiti Prealpi e finanziata grazie al Fondo dei Grandi Eventi della provincia di Belluno. Tornando sempre al lago, abbiamo il consueto appuntamento con il Lago Photo Festival, che viene realizzato in collaborazione con l'associazione Lab 77. Quest'anno il tema sono i paesaggi e le regioni del nostro paese e credo che anche questo sia ormai un appuntamento qualificante e consolidato delle nostre estati, quindi vi invito per il sabato 1 luglio in Riva al Lago, dove appunto si terrà l'inaugurazione di questa mostra. E poi una novità per quanto riguarda le estati del Comune di Alpago: organizzeremo in collaborazione con i nostri esercenti e con i nostri locali 5 concerti jazz di alto livello, appunto per portare un po' di musica jazz e per respirare anche un po' di queste atmosfere che non siamo soliti fare nei nostri locali, insomma. E quindi sarà un'occasione anche per ascoltare un po' di musica diversa. Ecco, chiuderei con un incontro che avete fatto qualche tempo fa, no? Che riguarda una possibile esperienza di cooperativa, diciamo così, per avere un negozio di vicinato. Sì. Dove e come? Abbiamo avuto nell'ultimo anno la chiusura di due esercizi importantissimi che vendono alimentari, generi alimentari, uno a Santa Croce e uno a Spert. Allora, recentemente abbiamo organizzato un incontro con la consulta frazionale di Spert per illustrare la possibilità di riaprire questo piccolo esercizio che è di fondamentale importanza per la vita della frazione di Spert, e l'abbiamo fatto in collaborazione con la cooperativa di Lamosano, dove c'è una realtà forte da ormai 100 e passa anni e che insomma che ha portato la sua esperienza e che ha dato delle indicazioni su come effettivamente poter costituire una cooperativa e reimpiantare questa attività anche a Spert. La riunione è stata partecipata da molti, hanno fatto anche domande, era presente anche il referente regionale di Lega Coop, il dottor Pellegrini, che ha insomma che si è messo a disposizione con la sua struttura per dare una mano
alla frazione di Sperte e anche noi come amministrazione ci siamo impegnati a cercare di dare il massimo sostegno alla frazione di Sperte nel caso volesse intraprendere questo nuovo percorso e questa nuova attività. Abbiamo in programma ovviamente di fare gli stessi incontri anche a Santa Croce e anche in altre frazioni dove si rendesse necessario o dove si ritenesse anche interessante magari fare queste attività e portare avanti delle cooperative reimpiantando un modello che non abbiamo inventato nulla, forse per tenere in vita i nostri paesi si sta un po' pensando ai modelli che c'erano qualche anno fa e che erano basati proprio sul fatto che ognuno doveva darsi da fare per mantenere attiva e per vivere insieme nei nostri paesi. Questo si abbina anche al fatto che nei prossimi anni si sta puntando molto, molto sulla vivibilità, sul concetto di vivibilità dei territori periferici e quindi sono sicuri che per esempio attraverso il GAL o attraverso altri fondi europei ci saranno dei finanziamenti proprio per aiutare le amministrazioni pubbliche e le imprese che lavorano in questi territori a mantenere attivi i servizi fondamentali perché la gente continua a rimanere in montagna e continua a vivere qui. Grazie mille per averci accolti. Grazie a voi. E quindi ci vediamo alla prossima tappa.